trasmissione, il privilegio nostro, cioè essere consapevoli, di dire le cose, di offrire a tanti spezzini a casa loro comodamente le notizie, le sfumature, il paglio, un pacchetto di immagini, di suoni e di colori, ecco, questo è nostro, che è un privilegio personale, penso che sia molto simpatico, bisogna meritarselo ogni momento di più. Di sentire la nostra specificità in diretta, eh? È un po' lento, eh? Io non vorrei fare il paragone come i fuochi dell'anno scorso che non finivano mai, forse perché non erano mai iniziati, però è anche giusto dare a questi giovani fuochi molto belli ma molto brevi. Sì, esatto, è un'annosa questione quella dei fuochi, ma lo diremo a tempo debito di sera, non accavalliamo le cose. Mi hanno spiegato che è un problema di soldi. Ecco, volevo dirlo anch'io, sì, è un problema di soldi. Fuochi costano molto e se fare durare troppo a lungo lo spettacolo pirotecnico comporterebbe un esborso che sì, gli enti organizzatori in questo momento non possono. Ascolta, a fine luglio per quella prestigiosa regata della Marina Militare furono fatti fuochi, mi pare. Invece, scusa se sì, intrometto, ma li fece la Marina Militare, pagò la Marina Militare. Com'erano? Molto belli. Molto belli. Vabbè, ora è antipatico fare paragoni. Ora, in ogni caso, 1982 abbiamo due occasioni di vedere i fuochi, a luglio e ad agosto, giusto? Beh, esatto, sì. È pigra questo andare, anche perché chi ha visto Piazza Europa questa mattina già si è accorto che erano numerosi i carri che erano stati allestiti, per cui cominciare a fare defilare una sfilata che conterà non meno di un migliaio di figuranti, più almeno una ventina di carri, non è una cosa molto semplice, cercando poi oltretutto di tenere insieme la compattezza di tutto il corteo, perché altrimenti si creano dei buchi che in qualche modo diminuiscono il valore spettacolare del corteo stesso. Sono 64 edizioni, è una vita in pratica, eh? Anche questa attesa sotto il sole ci ispira questi ricordi. Io mi volgo spesso al passato, forse farò male, farò bene, non lo so, comunque 64 edizioni, chissà se ci sarà qualche spezzino che le ricorda quasi tutte. Posso dire che nel 25 iniziò un qualche tentativo, anche se naturalmente molto organizzato, di regata, però di regata, come l'apsus è quello di tuo fratello, di gara, però nel 34 ci furono le regole, senza ora dare lezioni di storia, per carità, però torna quell'anno, le regole incominciarono a essere più definite. Mi ricordo le foto di un libro sul palio un paio di anni fa, alla presentazione del palio nel 34 nella casa del Podestà a Spezia. E i marinai col vestito a festa, vestiti di bianco, di una eleganza, di una compostezza, di una pulizia incredibile. Noi ricordiamo quegli anni così molto, molto lontani. Ecco, vi interrompo un attimino perché questo programma, questo non stop di questa sera e domani ci è permesso grazie ad alcuni spot pubblicitari e alcuni sponsor, quindi anche noi interrompiamo due minuti per mandare in onda la pubblicità.